provochi morso, che è una cosa contro la legge. Allora, se si riesce a rimandarli a giudizio, si possono chiedere i danni. Cosa vuol dire i danni? Vuol dire che tu li puoi affondare. Perché se 20, 30 persone o 50 famiglie iniziano a chiedergli 20, 50 mila euro di danni a testa, con lì inizia a avere dei problemi, no? Perché è tutta una questione di soldi, solo questione di soldi. E di voti, e di voti. Perché il consigliere leghista, c'era un consigliere, dico leghista perché io parlo indiscriminatamente di partiti, io non sono collegato a nessun partito, non sono di nessun partito, vengo volentieri, parlo con tutti i partiti, però dico questo consigliere, mi pare leghista, mi pare, lui era o di sinistra, insomma, questo qua è venuto a Castagnaro e a un certo punto consigliere regionale e ha detto: sapete perché la GSM di Verona è venuta a farvi l'inceneritore qui a Castagnaro di Pollina? Perché non l'ha fatto a Verona, in un quartiere intorno a Verona? Perché intorno a Verona c'è un quartiere di 100.000 persone, ci sono 100.000 voti, la gente si può ribellare. Di solito vanno sui posti più dove c'è la campagna, c'è meno gente, che sanno che non ci si può ribellare, e dove perdono meno voti, perché loro lo sanno benissimo che sta cosa qua, la combustione, noi non abbiamo avuto mai l'aria così inquinata da 800.000 anni a questa parte, non è che lo dico io, lo diceva questo, lo dice il professor Camino, uno dei più grandi biologi italiani dell'Università di Padova, fa parte di questa commissione della presidenza del Consiglio dei Ministri. Come hanno fatto a vedere? Hanno fatto una carottatura dei ghiacci, sono andati in fondo, sapete che nel ghiaccio ci sono delle bollicine d'acqua, hanno visto che 800.000 anni fa, quando c'erano tutti i vulcani, il disastro, l'aria era inquinata come adesso. Noi ci stiamo distruggendo praticamente, perché bruciamo continuamente, bruciamo di tutto. E in modo particolare le due masse che erano nate per sostituire il petrolio, gli idrocarburi, in realtà stanno facendo un disastro, perché la gente che vive intorno a queste cose, ci sono zone, ad esempio in Lombardia, che è nato prima, intorno a Cremona, mi pare Cremona ne abbia 180, una roba così, che non riescono più a vivere, malattie di tutti i tipi. 400 sono in Lombardia. 400, ecco, ma ci sono dei... Sì, scusate, io non sento da qua, scusate. Allora, il discorso è questo, quindi io non ho tanto altro da dirvi. Non sono cose difficilissime da capire, sono cose molto semplici. Alla fine sono cose però che ci fanno del male proprio alla salute e non hanno nessun'altra validità che quella di far guadagnare le persone. È tutto lì. Sì, questo è. Grazie, dottor Magari. Sì,